Come previsto, la notte di Ferragosto, Venezia e il litorale sono stati colpiti dal maltempo. A Cavallino, un natante di 8 metri con 5 persone a bordo è stato addirittura in balia delle onde alte 3 metri. Ma non ci sono state gravi conseguenze, né per le persone né per il territorio. Il maltempo che si è abbattuto su tutta la regione ha causato la caduta di piante, coppie e cornicioni, qualche impalcatura, allagamenti in varie zone, specie nel Trevigiano, e vari blackout. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco, soprattutto tra Venezia e Treviso. Momenti concitati per la paura che possano succedere tragedie come quelle che hanno colpito la riviera del Brenta e il Cadore. Ecco perché il governatore del Veneto Luca Zaia, dalla sua pagina Facebook, scrive: "Aiutiamo la riviera del Brenta", aperta per raccogliere fondi per la ricostruzione dopo il tornado. Non abbassiamo mai la guardia, prova ne sia che per il disastro della riviera del Brenta, dove abbiamo avuto un morto, 92 feriti, 500 case danneggiate, delle quali almeno 100 da demolire e 300 auto da rottamare, ma non ultima anche tutta la tragedia con i tre morti del Cadore, e va nella direzione di difendere fino in fondo le istanze presentate nei nostri territori e chiedere a Roma che ci dia soldi. Faccio solo l'esempio: 100 milioni di danni in Riviera del Brenta, fino ad oggi da Roma abbiamo avuto 2 milioni di euro. Zaia poi, pur esprimendo la sua solidarietà, polemizza sugli aiuti promessi alla Calabria, colpita dal maltempo nei giorni scorsi. Guardi, piena di solidarietà da parte mia ai calabresi che hanno avuto questa tragedia. Peraltro è tanto vero che la tragedia che ha avuto il Veneto non ha paragoni. Parlo di Riviera del Brenta, con un morto, 92 feriti, ma parlo anche, ad esempio, di quello che è accaduto in quel di San Vito di Cadore, dove abbiamo avuto 3 morti. E io non ho ancora capito quali siano le dinamiche della comunicazione. Certo è che quando ci siamo di mezzo noi veneti ci rimettiamo sempre. Prima o poi andremo a regolare anche questi conti con Roma.